Buonasera a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video. Allora, Napoli schiaccia il Bologna. Sì, schiaccia 2-0 mi sembra, una cosa del genere. Mi sono visto tutta la partita. Tutta la partita, beh. Che dire, era prevedibile. Molti diranno sì, ha perso 3-0 l'andata col Bologna, o col Verona, scusate, tutto quanto si vabbè, ma diciamo che lì stava testando la squadra, stava testando la squadra e poi vabbè, magari la prima partita si sa, magari un po' essere andata un po' così e mo adesso possiamo dire che incomincia il campionato e Napoli secondo me comincerà a ritornare in vetta da qui alle prossime partite a venire, ricomincerà a tornare in podio in classifica e niente ragazzi, niente, cioè avete visto, cioè Napoli-Bologna, cioè, è stata una partita che veramente è una partita stradominata, dove si è visto un buon gioco. Un Napoli super aggressivo, molto tecnico, molto tattico. Aveva una sorta di aggressività mischiata con strategia e tattica, aggressività fuse insieme, dove veramente ha dato il meglio di se stessa proprio. Si vede proprio che c'è proprio la mano di Conte in questo Napoli. E veramente, come possiamo dirla, veramente allora, seconda partita, ma io la definisco la prima vera partita di campionato, che è questa qua dove incominciano, perché si sa la prima di campionato è sempre molto così, tanto per conoscersi in generale, ma dalla seconda terza di campionato proprio è lì che si parte veramente, e dopo le prime 4-5 partite si potrà fare una valutazione complessiva, ma comunque il Napoli è una squadra che sotto Conte può solo che dare risultati, e questa partita ne è l'esempio emblematico. Perché molti diranno, ma è solo una partita. È una partita dove ha dominato, una partita dove ha vinto e ha convinto e aveva uno schema di gioco con tutto che sì, De Laurentiis in parte l'ha accontentato, ma non gli ha dato tutti i giocatori che voleva. Quindi Conte oltretutto deve riuscire a dare risultati con giocatori che gli dà la società, quelli che ha, sì, qualcosa potrà forse chiedere, ma non ha un margine, diciamo, di autonomia, ovviamente, come puoi avere solo, come aveva magari quando allenava la nazionale. Qua Conte dovrà farcela con le proprie forze, come ha fatto anche negli altri club, con l'Inter, Juventus, insomma, con le altre società. E niente ragazzi, che dire, cioè, il Napoli è stato veramente una squadra divina con Conte. Con Conte è una squadra divina. Posso solo dire questo, ragazzi. E niente, per me, secondo me, personalmente, vi ripeto, con Conte ci sono buone probabilità che possa vincere il campionato. Sì, senza dubbio che possa vincere il campionato. E per quanto riguarda le altre squadre, vabbè, ha giocato l'Inter, che vabbè, ha vinto l'Inter. La Roma, vabbè, la Roma proprio ha fatto completamente schifo. Stava 2-0, poi all'ultimo ha recuperato. Ora non so se ha vinto o se ha perso, mi sembra che abbia più perso che pareggiato. Fammi vedere, vabbè, non mi fa vedere, però comunque la Roma ha fatto completamente schifo. L'Inter, vabbè, diciamo, ha vinto. Domani dobbiamo vedere la Juventus, vediamo un po' la Juventus come va, anche se comunque con Motta sicuramente farà un buon gioco. Quest'anno forse, diciamo, il Napoli potrebbe battersela con la Juventus. E niente, questo è quanto ragazzi, va bene? Allora, con questo è tutto ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate di questo video, cosa pensate di questo Napoli con Conte, iscrivetevi al canale e noi ci sentiamo prossimamente e niente. Ci godremo il grandissimo calcio che farà Conte al Napoli quest'anno. Va bene? Ciao a tutti.